Buonasera a tutti, qua c'è un pubblico pazzesco, siamo nel mezzo, non al verde, a tutti i colori del mondo, siamo all'Agricola, un posto pazzesco dove si può comprare fiori, oggetti per la casa, soprattutto barbecue, perché stasera faremo tanto barbecue. Non lo faremo noi, ovvero io e Mirko Vincenzi è un vero esperto di barbecue. Ci saranno 6 squadre che si affrontano su 3 prove diverse e soltanto una potrà essere la tua allieva preparata per vincere tutte le gare di barbecue di tutto il mondo. Ma adesso la situazione si scalda perché devono entrare in cucina le 6 squadre di oggi, ve le presento. Vinciamo perché sono il più forte. Vinciamo perché cuciniamo bene. Vinciamo perché siamo i migliori. Vinciamo sicuro perché ci piace fare la carne buona. Vinciamo sicuro, non ne sarei così tanto sicuro comunque, perché siamo i più simpatici di tutti. Vinciamo perché abbiamo comprato i giudici. Vinceremo perché siamo i più forti. Vinceremo perché non ci piace perdere. Vinceremo perché a qualcuno tocca farlo. Vinceremo perché è bello vincere. Vinceremo perché ci piace vincere facile. Vinceremo perché siamo una squadra abbastanza fiatata. Vinceremo perché siamo qui con la voglia di divertirci e non c'è miglior modo per andare a vincere una competizione. Vinceremo perché è la nostra 100ª grigliata insieme. Vinceremo perché con tutte le grigliate che abbiamo fatto non possiamo mancare l'occasione. Vinceremo perché ci crediamo. Care squadre, glielo spiego io come funziona velocemente, così iniziamo subito a sentire un po' di profumi di quelli buoni. Si parla di un mille foglie di verdure grigliate con maiale marinato alla birra e senape. Siete pronti? 40 minuti di tempo, un applauso del pubblico, inizia la prima manche qua da Agricola. Vedere un po' chi è il capo, sei tu il capo squadra? Mieso, sì. Sì, dai. Chi sei? Ciao, piacere, sono Mieso. Allora, dimmi come, cioè dalla ricetta originale cosa fate? Aggiungendo alla tua ricetta del cipollotto e del rosmarino. Quindi questa è la carne, sì, che andrà poi in cottura bella già marinata. Esatto. Cipollotto, rosmarino, senape e birra. Esatto. Okay. Buon lavoro. Grazie. Squadra 2. Squadra 2. Qual è la vostra variante? La carne l'avete marinata solo 2 pezzi, vi siete, sì, concentrati più, sì, bene. Sì, sono d'accordo. Abbiamo aggiunto un po' di zucchero di canna per addolcire un po'. Esatto, per calare. Uniamo, okay, i due mondi. Ditemi le vostre varianti alla ricetta. Per adesso ci siamo tenuti abbastanza alla ricetta. Che c'è adesso in cottura? Verdure in cottura, carne tra un po'. Varianti? Pensavamo di fare una marmellata di cipolle. Ce la fate in tempo? L'avete già messa? Sì. L'avete fatta in vaschetta, ok. Con l'aceto e lo zucchero. Attenti alle temperature. Allora, 3F, non l'ho capito, dai, dimmi il significato. Lo dice lui per parlare meglio il dialetto. Lui è timido, non te lo può dire. Dimmelo prima in un orecchio, mi fate paura. No, no, sta tranquillo, no, fame. E lui ci risolve i problemi della fame. Ah, ok, oggi ho capito, sì, bene. Allora sarei un mio amico. Senti, variante alla ricetta. In questo momento abbiamo solo aggiunto qualche aroma alla marinatura. Cosa state preparandola? Stiamo preparando per grigliare le verdure. Ah, ditemi, fate qualche variante? Un peperoncino nel vitico. Da mettere alla fine, quindi tipo salmoriglio finale? Sì, sì, sì. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Barbecue chiusi, voglio le mani in alto e i piatti pronti. Ma aspettavo una carne cotta diversamente. Anche io. L'avete ripassata sulla griglia dopo cotta? Sì. Si è un po' asciugata. Alla fine. Tipo tagliata. Una botta di 30 secondi. Ma ti si asciuga un pochino. Però le altre cose sono buone. Non c'è niente di speciale, non è che fa schifo, però non c'è niente di speciale nel senso che non c'è sale, non c'è profumo, non c'è cosa. Più che altro l'errore grosso è questo, vedi? Cioè, è tutta proprio dello stesso colore perché l'avete fatta andare piano piano, si è asciugata, e poi alla fine si vede, ha preso un po', però si è asciugata parecchio. Però tutto sommato non mi sembrava male, neanche la presentazione. No, la presentazione è molto carina, e ha dato una botta di cipollotto caramellato, esatto, parecchio, ma cioè parecchio forte, ma ci stava molto bene. Grazie ragazzi. Okay. Grazie a voi. Grazie a voi. Avete messo lo zucchero nel pomodoro? Sì. E il cipollotto. Va bene. Grazie. Grazie. Grazie chef. Grazie a voi ragazzi. Prima delle due squadre che viene eliminata, purtroppo, per ovvi motivi, non ha presentato il piatto. Purtroppo erano anche simpatici. È la numero 5. I 3F.
mi spiace ragazzi. Negretti. Era veramente molto asciutta la carne, un po' tutta, ma non avevo preso il sapore proprio. Puntavamo a cambiare lavoro ma non ce l'abbiamo fatta. Cos'è andato male? Penso che non è andato niente bene. Però noi ce l'abbiamo messa tutta alla fine, ci siamo divertiti e va bene così, dai. Mercoledì chi è che va in ufficio a raccontarla? Dobbiamo andare. La colpa di chi è? Sua. È mia, no. Non si ricorda un cazzo. Dai, non volevo. Non succederà più, ragazzi. Siamo arrivati lunghi. No, è che i colleghi volevano qualche bistecca, allora l'unica soluzione era questa. Può farci volare un assaggio a uno, un assaggio all'altro, un assaggio all'altro, non è rimasta più carne. È andata così, dai. Allora, siamo qua, io e Mirko, abbiamo purtroppo eliminato le due squadre peggiori, anzi i meno buoni, diciamo così. Si sono scaldati gli animi, si sono soprattutto temprati i barbecue, quindi adesso siamo già a uno step 2 dove loro hanno già più una temperatura adeguata per fare delle cotture anche eventualmente più dirette, più violente, tirar fuori quel sapore che prima è mancato un po'. E lo faremo, cari ragazzi, con delle costate di maialino marinato allo yogurt, miele e zenzero. Questa è una mia ricetta che faccio spessissimo, avrete magari meno tempo per lasciarlo marinare, ma stavolta sulla cottura voglio più sapore, voglio più sostanza, con asparagi alla soia, perché gli asparagi non li faccio bollire, li faccio cuocere pelati, griglia o padella, mi piacciono belli croccanti, belli saporiti, ok? Stavolta però avete 30 minuti e non vi scordate il sale. A che punto siamo? Carne marinata, scolata, cottura diretta. Cottura diretta. L'asparago speluchiato un po' così, va bene? Speluchiato e messo a grigliare anche lui. Lo lasciate aperto? Sì. Ok, quindi cottura diretta con fuoco sotto. Quanto manca? Ve lo siete segnato? Mi sembra 15 minuti? Quindi siamo a metà gara. Che punto siete? Bel taglio della carne, bello alto così. Proviamo ne fate uno più basso, ok. Siamo noi. A che punto siamo? Se è chiuso non importa che tu me lo apra. Noi adesso toglieremo gli asparagi da qui. Attento, mettiamo subito la carne asciugata come ci avete spiegato bene dalla tutta la parte umida. Da dove consiglio? L'avete presa, l'avete disossata, potevate farlo, perfetto. Poi la mettiamo qua a cottura diretta. Lateralmente, poi alla fine dobbiamo centrare, non so se è giusto o no. Ok. Avete fatto l'asparago scaloppato, sì, esatto. Cotto in bacinella, quindi più delicato, esatto. Perfetto. Maiale dolce. Oh. Un pizzichino di sale in più ci poteva stare, però è buono. Courchelle de Cantelle. Voi avete centrato perfettamente quello che volevo io di sentore di miele nella carne. Dove ha sentito i ferri è venuto fuori il miele. Un tanto buono. Costata senza osso sul letto d'asparagi. L'avete servita con il miele in purezza sotto? Un goccino di miele sì. Un goccione? Però il miele di castagno? Se lo bruci, o il miele, cioè se lo bruci prende un po' di piccantino, di... per forza, così è dolce. Punte di diamante. Come? Oh. Punte di diamante. Punte di diamante. Presentazione diversa dagli altri. Presentazione diversa. Speriamo che questi non siano a coprire il colore della carne perché è un po'... magari asciutta. Secondo me, a differenza degli altri, questa carne qui è saporita, ma asciutta. Allora, il sapore qua c'è, anche il sale, che negli altri non c'era. Sembra stupido, ma stasera non avete usato sale. Però la carne è dura. La carne è dura. È asciutta. In nessun piatto è venuta fuori la menta, io l'avrei sprigionata di più con gli asparagi. Però bravi. Solo una carne era un pochino più saporita delle altre, però era l'unico pregio in un mare di difetti. Quindi la prima squadra che deve andare via, tanto... non ce l'hanno una casa, sono di scappate di casa. Era veramente troppo cotta, ragazzi, era veramente durissima. C'era un altro errore sulla cottura della carne lì e c'era anche un po'... era anche tagliata male la carne. E la vostra, ragazzi, della squadra numero 3 del barbecue al cubo. Bicchiere. Abbiamo avuto poca esperienza, però la griglia outdoor chef è stata una figata. Anche noi con poca esperienza ci siamo divertiti un casino, la carne era buonissima. È vero.
poco tempo a disposizione, purtroppo è andata così, sono abituato a cuocere su tempi molto molto più lunghi. Siamo arrivati all'ultima manche, due squadre rimaste, due barbecue a squadra e una postazione bella allargata. Che c'è nel sacchetto? Ci sono tutti gli ingredienti che serviranno per la prossima ricetta. E qual è la prossima ricetta? Non lo sanno neanche loro. Vedere chi si aggiudica questo contest. Siete pronti? Sì. Via! Allora, qua siamo dai Real Griller. Andiamo in cottura. Allora, due cotture, una più alta, una più bassa. Questa credo sia la coppa. Ok. Che è pronta ed è in caldo perché... E l'altra? E l'altra l'ho messa un pelino qua perché mi sembrava qua dove c'era l'osso che era ancora un pelino. Eccoli, Master Pulaster, come siamo messi? Ah, bene, bene. Noi allora, voi siete, innanzitutto siete molto più precisi. Sì. Vedo molta più pulizia di qua a ordine. Cosa stai... Non importa che tu lo apra se non vuoi. Pancetta che sì, sta pancetta con colorato. Bourbon e peperoncino. E là c'è un altro pezzo ancora ulteriore. Ah, questo qua sì, sì. Abbiamo preso dalle cotolette, abbiamo preso il filetto, vogliamo dargli una scottata con della maggiorana e del pomodoro fresco. Coppa di maiale con verdure condita con verdure calde e fredde. Questa è cruda. Troppo sì. Peccato. Le verdure non sono neanche male. Produzione della grigliata classica. Sapore buono. Sapore buono. Stracottissimo. Stracotta e fredda peraltro. Allora ragazzi, ci siamo. Tre sfide fatte, il profumo c'è, il pubblico sta acquolina ovunque, noi abbiamo mangiato bene, siamo stati abbastanza anche cattivelli, nel senso abbiamo cercato il pelo nell'uovo. L'ultima sfida era secondo me la giusta finale perché siete stati bravi. I piatti non erano perfetti, uno aveva più buoni contorni ma la carne è rimasta cruda, l'altro aveva tanti contorni, tante carni ma erano un po' tutte troppo cotte. Quindi, visto che entrambi hanno sbagliato, se vogliamo, la cottura o in poco o in troppo, abbiamo premiato il lavoro e quanta roba, tanta, diversa, era stata tirata fuori lo stesso piatto. Certo. Quindi, per noi, vince Master Pulaster. Mi dispiace, ragazzi. Ragazzi, bravi, bravi davvero, bravi. Adesso abbiamo anche un bel gadget. Qua questa è come la casacca quando vi chiamano in nazionale. Da ora potete essere selezionati da Mirko per rappresentare poi la squadra ufficiale griller dell'Agricola, a cui facciamo un altro applauso ancora. È stata una bella esperienza, purtroppo è andato male che mi sono un po' tagliato e il tempo che ho perso a medicarmi abbiamo cotto poco la carne. Spero che sarà per la prossima volta. È stato bello, veramente. È stato davvero divertente, è stato veramente... una bella curioso. Esperienza, non perché abbiamo vinto. Vabbè, comunque abbiamo anche vinto. Davvero bello. Sì. Beh, che dire, io lo sapevo già, serata pazzesca, adesso è finita, si stanno avvicinando tutti ai barbecue per cuocere gli ultimi pezzetti di carne rimasti lì, magari in tranquillità, adesso me lo mangio anch'io. Quindi col barbecue il divertimento è assicurato. Il barbecue non è la griglia, non è la carbonella e la griglia sopra dove siamo abituati noi italiani. Il barbecue è una cultura, è una cottura con coperchio, ormai è diventata facilissima da riprodurre in qualsiasi terrazzo con macchina di questo genere. Cosa c'è di bello? Che gli americani sono stati quelli che l'hanno inventato da una boa, pensate. Tagliata in due per fare questa forma qua. Noi però abbiamo gli ingredienti e la materia prima e anche la fantasia stupenda, quindi se usiamo un po' la loro tecnica e la loro invenzione semplicissima e gli applichiamo i nostri ingredienti e la nostra fantasia, le serate di primavera e estate non saranno più le stesse. Viva il barbecue!